Grande successo per il primo dei due appuntamenti delle Fonti Awards, tenutosi lunedì 13 novembre 2017 nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L'evento ha registrato il sold out con oltre 50 studi legali e 30 tra imprese, compagnie assicurative e società finanziarie, presenti alla manifestazione del riconoscimento delle eccellenze italiane per antonomasia. Procediamo con il team legale dell'anno, diritto penale commerciale. Il premio viene assegnato allo studio legale Giovanni Paolo Accinni e Associati per la elevata specializzazione nel diritto penale commerciale, grazie alla sintesi dell'approfondimento scientifico con l'attività di difesa e con quella di consulenza e la specifica preparazione del team, maturata anche con esperienze all'estero. Lo studio è in grado di assistere indifferentemente clientela nazionale ed internazionale. Team legale dell'anno, diritto penale commerciale. Buonasera, buonasera, complimenti. Perfetto, buona continuazione, complimenti. Il suo studio ha vinto il premio Le Fonti come team legale dell'anno nel settore del diritto penale commerciale. Come può commentare questa vittoria? Ci fa molto piacere, un riconoscimento all'impegno e alla professionalità della squadra, perché siamo sempre stati convinti che è la squadra che vince e questo premio ne è la conferma. Lo studio nel corso degli anni è stato uno dei protagonisti in alcuni dei più importanti processi mediatici. Quali sono le difficoltà che incontrano le grandi realtà e quali sono le ragioni per cui si rivolgono a voi? Credo che la difficoltà principale sia il grande scollamento tra la realtà mediatica e la realtà processuale. E ci piace pensare che la ragione per cui pongono fiducia in noi sia quella, stia nella nostra capacità di saper far prevalere la realtà processuale con esiti favorevoli. Quali progetti per il 2018? I progetti sono diversi, rispondono alla costanza del nostro impegno a cercare di anticipare le sfide. Ci saranno delle sfide normative, la più importante è sicuramente quella in materia di cybercrime, che entrerà in vigore il 25 maggio del 2018. Per questo abbiamo un importante progetto in cantiere. In uno stato già più avanzato, poiché la realtà evolve, abbiamo dei lavori in materia di NPL, di non financial statements e di disastro e inquinamento ambientale.